Eccoci ragazzi, arrivati allo step finale. Io ho nominato step 3, considerando sempre gli spettri di massa, e questo è lo step 3 della molecola 3, quindi esercitazione numero 3 di quella che era la molecola da risolvere, in cui fin dall'inizio non era stata segnata la formula brutta e neanche lo spettro del carbonio 13. La struttura è questa, l'abbiamo anche verificata con lo spettro del protone, con gli step A. 4A, 4B e 4C. Step 3, questo è molto semplice perché dobbiamo giustificare il picco base partendo appunto dallo ione molecolare. E notiamo bene che qui ho già inserito la struttura, considerando che l'elettrone perso era chiaramente quello dell'eteroatomo, in questo caso dell'azoto, quindi in questo caso questo azoto avrebbe un doppietto, ma perdendo un elettrone conserverà un elettrone sbagliato e anche la carica, perché questo azoto ha 1, 2, 3, 4 elettroni nel guscio esterno e quindi risulterà avere un elettrone sbagliato e una carica positiva, quindi è uno ione molecolare con carica e elettrone sbagliato sull'atomo di azoto, sull'eteroatomo. Notiamo bene anche che lo ione molecolare derivante dai gruppi amminici in realtà è abbastanza basso ed è normale, è così appunto per quanto riguarda questo tipo di composti che contengono appunto l'azoto. E notiamo bene che invece il picco base, questo che si trova al 100%, molto elevato, deriva proprio da una tipica perdita dello ione molecolare laddove sia presente appunto l'azoto. E attenzione che lo ione molecolare qui è a massa dispari, infatti giustifica il fatto che è presente l'atomo di azoto nella molecola. Se fosse stato massa pari non sarebbe stato presente l'azoto, ma qui è chiaramente presente. E la frammentazione tipica dei gruppi amminici è quella indotta dalla radicale e quindi sarà in pratica una rottura alfa che provocherà la perdita di questo metile. E quindi che cosa succede? Che questo provocherà appunto la rottura di tipo appunto alfa perché indotta dal radicale e notiamo bene che io sto facendo questo tipo di rottura, ok? Non so se si vede bene, ma penso di sì, in cui utilizzo la freccia a semipunta perché no, stiamo parlando dei radicali. Quindi viene perso un CH3, quindi un metile, viene perso il metile, quindi meno CH3 e viene perso con il suo elettrone, quindi viene perso in forma chiaramente neutra ma radicalica. Ricordando bene che il metile ha un peso d'alto di 15, so anche che l'unione molecolare, come abbiamo visto, la massa di questa molecola è praticamente il 147, che è questo, ok, segnale. Nel momento in cui questa molecola, questo ione molecolare perde il metile, quindi massa in Dalton 15, quello che rimane sarà appunto 147 meno 132, che è il risultato di quello che adesso andiamo a scrivere. In pratica stiamo dicendo che 147 meno 132, che è il picco base che dobbiamo ottenere, non ci dà nient'altro che 15, cioè ha perso questo metile. Quindi quello che io andrò a scrivere come ione rimane, vediamo anche la massa su carica, non sarà nient'altro che questa specie. Quindi la scrivo così, metto un pochino doppio legame tra. Tenete conto che qui ho un elettrone che rientra qua, un altro che rientra qua, forma questo doppio legame. E quindi questo azoto mi risulterà carico positivamente. Quindi questo, attenzione però, perché è il picco base? Perché può essere stabilizzato da altre strutture di risonanza in cui questa coppia si sposta tutta sull'azoto e quindi posso scriverne l'altra struttura. Poi abbiamo l'azoto che a questo punto non è più carico perché ha assunto questo doppietto e qui è presente, aspetta che lo scrivo meglio, non so se si vede bene,
In pratica qui abbiamo sempre il CH, ma soprattutto abbiamo la carica positiva che è andata su questo carbonio. E poi la risonanza potrebbe portare anche queste copie a compensare questo carbonio e far girare la carica positiva sull'anello, può succedere benissimo, ma soprattutto questo ione a questo punto avrà la massa su carica appunto di 132. Notate bene che è solo uno ione non radicalico, infatti essendo presente l'azoto la massa risulta pari. Okay? Se fosse stato radicalico sarebbe risultato sempre dispari, ma in questo caso è pari perché appunto è presente l'azoto ed è uno ione non radicalico. E questo è tutto per il discorso che dobbiamo fare per questa molecola. Spero di essere stato chiaro per tutto il percorso dell'esercitazione numero 3. Se vi è piaciuto questo percorso, mettete mi piace ai video e condivideteli e iscrivetevi anche al canale. A breve arriveranno appunto i diagrammi ad albero e tutto il resto. Grazie mille, ragazzi.